Ancora Coppa Campioni, Amburgo-Valur 2-1, non era certo il Valur che poteva impensierire i campioni tedeschi, che comunque hanno ottenuto un risultato molto più scarso di quello che non potesse sembrare alla vigilia. Abbiamo visto appena un salvataggio di Jacobs sulla linea, si difendono, vedete, in un primo tempo i tedeschi, poi passano in vantaggio al quinto con uno splendido gol di Rubes di testa, eccolo. Una gran bordata di testa che ricorda un po' quella del giocatore ungherese ai danni della Juventus, sul traversone di Kals, che molto spesso, come fa in nazionale, si spinge sulla fascia destra, ecco il suo traversone. Gran colpo di testa di Rubes da posizione centralissima, il portiere Haraldsson è battuto. Tutto questo accade nel secondo tempo, entrambi i gol dell'Amburgo, come pure quello del Valur, sono stati segnati nel corso della ripresa. Il punteggio a questo punto di 1-0 già qualifica ampiamente l'Amburgo, che aveva vinto 3-0 nell'incontro d'andata a Reykjavik, quindi addirittura con maggiore facilità, mentre vediamo intanto un'azione dell'interessante Edvaldsson, il giocatore del Valur, che viene fermato bruscamente sul limite dell'area, addirittura Jacobs rimedia una ammonizione, ecco il cartellino giallo per l'intervento scorretto. Viene comunque il 2-0 ed opera di Weimeier, qui l'azione parte da Kals e passa per Keegan, un po' il punto centrale di riferimento di tutta la squadra, c'è un po' di confusione al centro, Weimeier con un bel tocco d'esterno realizza il 2-0 al 29esimo. E vedremo ancora un gol, quello del Valur, che accorcia le distanze, lo realizza proprio quell'Edvaldsson che abbiamo seguito prima nel finale del primo tempo al 37esimo, del secondo tempo scusate, al 37esimo, per il 2-1 conclusivo. Ed ecco il gol.